benvenuti a questo terzo appuntamento di Medioevo Quante Storie, un viaggio in libri e non solo, tra realtà storica e finzione letteraria. Quello di stasera è un appuntamento un po' particolare perché non c'è tecnicamente un libro, anche se poi vedrete del materiale che è a vostra disposizione per consultarlo, acquistarlo, ma è una conferenza dedicata a un personaggio decisamente poco conosciuto, soprattutto a Milano, ma che ha ricoperto una posizione non solo a livello nord italico ma anche europeo di grande prestigio negli anni che videro anche il percorso della vita del grande poeta Dante Alighieri, che non per nulla lo cita in almeno un'occasione nel settimo canto del Purgatorio, nella sua Divina Commedia. Di tutto questo vi parleranno il dottor Pierluigi Piano e Roberto Maestri, storico e presidente del Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato, che sono nostri graditissimi ospiti. Li ritroveremo almeno due volte a novembre qui a Milano. La prima per parlarci di un'altra figura importante che unisce il Piemonte e la storia di Milano. La seconda, e non ve l'anticipo perché sennò bruciamo il personaggio, e la seconda perché invece i Marchesi di Monferrato hanno vinto la sezione istituzioni del Premio Italia Medievale 2014, per cui noi siamo triplamente contenti di averli qui. Il circolo culturale, il Marchesi di Monferrato, felice combinazione, quest'anno compie 10 anni, 10 anni di storia intensa e ricca di attività a 360 gradi per la valorizzazione del territorio monferrino, ma anche di tutto il circondario, quindi Alessandria, le province circonvicine, e anche, dal momento che i Marchesi del Monferrato non sono solo nel Monferrato, ma per linee dinastiche si sono allargati, hanno esteso la loro area di influenza anche al Mantovano e quindi anche comunque a un'area lombarda, perché la famiglia dei Marchesi, poi Duchi del Monferrato, tramite incroci dinastici arrivò a unirsi con dinastie che unirono sotto il loro dominio Monferrato e Mantova, di cui poi si accenna anche nei Promessi Sposi del Manzoni. Ci sono queste guerre che si intersecano nella guerra dei 30 anni, ma qui siamo nel 600, quindi rimaniamo nel nostro piccolo orticello di 1000 anni di Medioevo, diciamo così, non sconfiniamo. Io farò una brevissima introduzione, proprio 2 minuti, per far capire meglio in che contesto internazionale si muove Guglielmo VII di Monferrato, che dopo una lunga e brillante ascesa arriva a coronare un tassello di carriera politica assolutamente non trascurabile, come quello di divenire signore di Milano, in un periodo in cui Milano è contesa da due famiglie non da poco che rispondono a nome di Visconti e Toriani. Do la parola al dottor Piano e al presidente Maestri. Buona conferenza a tutti. Grazie davvero Giuseppe per la presentazione, grazie a voi tutti per essere qui, grazie a Maurizio che ci ha preso in simpatia fin dall'inizio, una collaborazione la nostra che è cominciata recentemente ma che secondo me darà dei frutti importanti anche nei prossimi anni. Voglio ringraziare anche l'azienda vitivinicola Marco Botto che è venuta qui a portarci i vini del Monferrato, perché parlare di un grande personaggio del Monferrato senza poter assaporare uno dei frutti più importanti, ovvero i vini, sarebbe stata effettivamente un'occasione perduta. Allora, Guglielmo VII, già l'avete capito, è un personaggio di un certo rilievo, sicuramente un po' dimenticato nel periodo dall'unità d'Italia arrivare ai nostri giorni, come sono stati quasi tutti dimenticati i Marchesi di Monferrato. Voi non mi conoscete, per cui non lo potete sapere, ma io sono il più anti-sabaudo del mondo, cioè non c'è nessuno che è più nemico dei Savoia di me. E quindi quando il Monferrato nel 1708 entra nei possedimenti sabaudi, c'è una specie di cancellazione di questa memoria, di questa storia. E di queste ne sono vittime diversi personaggi, compreso il nostro Guglielmo. Quindi la nostra opera di questi 10 anni, dove abbiamo organizzato 350 iniziative, pubblicato 23 volumi, io poi ho portato qualcosa se magari qualcuno è interessato per approfondire qualche tema, è proprio quello di cercare di recuperare questa storia, di presentare, di farla conoscere a un pubblico il più ampio possibile. Quest'anno noi
abbiamo scelto come testimonial, tutti gli anni noi cerchiamo un personaggio, un fatto, un evento su cui lavorare per l'intero anno, facendo, noi normalmente facciamo dalle 40 alle 50 iniziative all'anno. E quest'anno abbiamo scelto Guglielmo. Abbiamo scelto Guglielmo un po' perché non era un anno in cui c'era una scadenza particolare, il 2014 non rappresentava una data particolare di questa da Monferrato. Allora mi hanno detto, visto che non c'è un'occasione particolare, recuperiamo dall'oblio un personaggio che merita di essere riscoperto. E devo dire che questa iniziativa è piaciuta, tanto che come vedete ha avuto tutta una serie di patrocini sicuramente autorevoli, Regione Piemonte, Lombardia, Liguria, le province di Alessandria, Asti, Cremona, Cuneo, Milano, Pavia, Torino, Vercelli, cioè le province, le aree territoriali che poi adesso vedremo, hanno visto in azione il nostro Guglielmo. Quindi dove Guglielmo ha operato abbiamo trovato anche la sensibilità delle istituzioni. Ma credo che per capire cosa ha rappresentato Guglielmo VII nello scacchiere politico, non solo monferrino, ma come vedete molto più ampio, basti questa carta che abbiamo realizzato, il nostro grafico ha predisposto, e che ci mostra la vastità delle sue imprese. Vedete quindi quasi tutta l'area piemontese raffigurata, parte di quella ligure, gran parte di quella lombarda, ma lo troviamo addirittura a Crevalcore, quindi a due passi da Bologna, no? Lo troviamo a Verona, lo troviamo a Mantova, è un personaggio ad ampio respiro, potremmo definirlo, ma come vedremo ha dei collegamenti internazionali, vedete la Spagna, vedete Costantinopoli, vedete l'Inghilterra, quindi stiamo parlando di uno di quei personaggi che non sono stati semplicemente principi di uno Stato che comunque all'epoca nel 200 aveva una valenza politica non da sottovalutarsi, perché magari qualcuno di voi lo sa, il Monferrato è un feudo imperiale a tutti gli effetti, deriva da una donazione imperiale, quindi era sempre sottoposto praticamente al controllo dell'impero, ha un'importanza anche poi strategica e politica che mantiene ancora fino a tutto il 600. Queste azioni del nostro Guglielmo VII furono viste in modo molto significativo sia dai suoi contemporanei, ma anche da chi poi l'ha seguito. Si è parlato prima, Giuseppe ha ricordato la figura di Dante Alighieri, e proprio Dante colloca il nostro Marchese nel settimo canto del Purgatorio, assieme ad altri importanti personaggi della sua epoca, ne cito alcuni, tanto per capire sempre il livello di cui stiamo parlando, l'imperatore Rodolfo d'Asburgo, Ottacchero re di Boemia, Filippo III re di Francia, Enrico I re di Navarra, Pietro III re d'Aragona, Carlo I d'Angiò, quindi una serie dei più importanti principi europei dell'epoca. Quindi non è Guglielmo VII solo l'esponente di un piccolo stato, ma è posto sullo stesso piano dei grandi personaggi. Uno dei problemi che noi abbiamo sempre avuto come Monferrato, derivante proprio dalla cancellazione della memoria, è che abbiamo perso quasi tutto a livello di testimonianze materiali. Ci mancano molti documenti, ci mancano anche riproduzioni come quella che vedete dei nostri marchesi, e qui siamo stati fortunati perché questo piccolo dipinto su tavola, piccolo perché è 16 cm per 14, quindi proprio piccolino, è un'opera di un pittore piemontese ignoto del XVI secolo ed è l'unica raffigurazione del nostro marchese. È stato ritrovato in modo casuale, come quando quasi sempre capita, no? Merito della Fondazione Zeri di Bologna, che stava cercando una cosa completamente diversa, e ha rintracciato a Londra nel 1970 in una serie di dipinti, ha ritrovato questo che riguarda il nostro marchese. Ecco, il nostro marchese nasce in un periodo di decadenza del marchesato di Monferrato. Prima Giuseppe ha ricordato il periodo delle crociate, dove noi siamo protagonisti con due sovrani di Gerusalemme, un periodo che va dal 1140 al 1225, un periodo di grande eroismo, ecco. Poi c'è la decadenza dovuta a una crisi economica, cioè si erano spesi molti soldi per partecipare a queste imprese in Oriente,
E questo provoca una decadenza dello Stato che si restringe anche nei suoi confini. Devo dire che il padre di Guglielmo, che era Bonifacio II, detto il gigante perché le cronache ci dicono che era altissimo, probabilmente era alto 1,80 m, una cosa spaventosa per l'epoca, no? Era definito a dire poco ambiguo. Allora, i marchesi Monferrato saranno sempre filo imperiali, saranno sempre ghibellini, no? Nemici del papato. Ecco, Bonifacio rinnega questa tradizione e si allea un po' col Papa, un po' con l'imperatore, a seconda delle situazioni, per cercare di sopravvivere, perché appunto siamo in un momento di grande difficoltà. Lo scopo è raggiunto, nel senso che salva il Marchesato, che vedete appunto quest'area gialla che si estende dall'area del Canavese fino appunto all'area di Casale verso il Vercellese, però la salvezza del Marchesato sarà nel figlio, nel nostro Guglielmo. Il nostro Guglielmo sale al potere, abbiamo una data precisa, il 12 giugno 1254, quando abbiamo un primo documento da lui firmato, era appena morto il padre da pochi mesi, quindi il nostro Guglielmo poteva avere 14 anni. Solo 3 anni dopo uscirà dalla tutela materna e quindi diventerà marchese a tutti gli effetti. Però il fatto che già eserciti il potere a 14 anni ci dà un'idea del personaggio. Siamo nel mese di maggio, il comune di Vercelli lo accoglie e lo nomina signore capitano, e nello stesso mese anche Alessandria decide di conferirgli il titolo di capitano, anche Acqui e Tortona, quindi tutta un'altra serie importanti di città. Il 3 di luglio anche Casale si sottomette, ma soprattutto sempre nel mese di luglio a Vercelli si radunano un gruppo di comuni che decide di scegliere il nostro Guglielmo come capitano. Ce n'è un grande elenco, io vi cito solo i comuni più importanti per farvi capire di cosa stiamo parlando. Milano, Pavia, Vercelli, Novara, Asti, Alba, Alessandria, Tortona, Torino, Genova. Poi ci sono anche i fuoriusciti di Brescia, di Lodi, di Cremona, di Como, di Verona e di Mantova. Quindi si forma una lega imperiale di tutti questi centri sotto il comando di Guglielmo VII contro una lega filo-angioina che comprende altre città: Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna e Brescia. E sempre nello stesso mese Guglielmo è anche nominato capitano di Pavia. E io mi fermo qui per questo primo pezzo e lascio la parola a Pierluigi per parlarvi invece più specificatamente di Milano, perché siamo arrivati al momento cruciale. I contatti tra Guglielmo e Milano datano un po' prima. In effetti già nel 62, con l'elezione di Ottone Visconti a vescovo, ad arcivescovo di Milano, e a Raimondo della Torre a vescovo di Como, iniziano questi contatti. Diciamo che è un po' l'ago della bilancia per una trentina d'anni. Con dei cambi di partito, con dei cambi di fronte abbastanza discutibili, no? Oggi lo considereremo veramente un volta gabbana notevole, però è sempre il suo modo di rimanere attento al potere. È il rappresentante, in quel momento abbiamo una situazione di questo genere, i Della Torre e i Visconti l'un contro l'altro armati, due grandi personalità, una Ottone Visconti che poi porterà i Visconti alla dominazione di Milano, e l'altra invece Raimondo della Torre, che contemporaneamente nel luglio del 1262 verranno nominati l'uno arcivescovo di Milano, cioè Ottone Visconti, e Raimondo sarà nominato vescovo di Como. Il partito dei Della Torre, sino alla battaglia di Desio, domina l'ambiente milanese. Napo della Torre, oltre a Raimondo, saranno un po' i grandi fautori di questa potenza di Della Torre.
e ci troviamo in un momento particolare. Abbiamo due re dei Romani, cioè Alfonso X di Castiglia, come nipote di Federico II di Svevia, aveva preteso, cioè quantomeno aveva chiesto l'elezione a imperatore. Era stato riconosciuto re dei Romani, ma contemporaneamente l'altra parte degli elettori imperiali avevano riconosciuto come re dei Romani Rodolfo d'Asburgo. Quindi due personaggi molto forti. E sposando giustamente la figlia di Alfonso X, il nostro Guglielmo aveva fatto una scelta ben precisa. I Toriani, proprio nel frangente, in questo frangente, si erano alleati o quantomeno avevano riconosciuto come imperatore. Dunque i passi erano due: c'era l'elezione al re dei Romani, solo dopo l'incoronazione con la corona ferrea di Monza, cioè l'incoronazione, c'era poi il riconoscimento imperiale, e allora dopo da re dei Romani diventava imperatore. Quindi c'è questo momento di incertezza. Alfonso X di Castiglia e Rodolfo d'Asburgo. Ovviamente Alfonso di Castiglia rappresenta un po' i ghibellini, se vogliamo, e Rodolfo diventa un po' il fautore, stranamente, dei Guelfi. E i Della Torre sposeranno completamente la causa di Rodolfo d'Asburgo, tant'è vero che per riuscire a tenere un po' in piedi questa situazione, Ottone Visconti, che era rientrato dopo la battaglia di Desio trionfalmente in Milano dopo 21 anni di esilio, lo chiama come capitano e signore della città di Milano per 5 anni. Il 18 agosto fa il suo solenne ingresso in città con 300 uomini d'arme. Questo non è indifferente, perché entrare in una città libera con 300 uomini d'arme voleva dire un certo peso. Immediatamente c'è un tentativo toriano di ribellarsi a questa situazione. Abbiamo un uomo eccezionale che domina tutto, che è Ottone Visconti. Durissimo, un uomo che saprà giocare tra, direi, tra il popolo milanese e il marchese di Monferrato. Lo userà brutalmente. Quando non gli servirà più, lo eliminerà. Quando poi muore, il cadavere del marchese viene consegnato dagli alessandrini ai casalesi, che a loro volta lo consegnano agli abitanti di Trino. Il corpo di Guglielmo viene quindi tumulato nell'abbazia cistercense di Santa Maria di Lucedio, dove c'erano già stati sepolti il padre Bonifacio II ed altri marchesi. Tra l'altro ne abbiamo la conferma anche dal registro dei morti. Purtroppo nel 600 gli spagnoli devastarono gran parte di questa abbazia e quindi aprirono le tombe alla ricerca ovviamente di gioielli, di cose di valore, hanno disperso le sepolture. Ma c'è rimasto il ricordo della chiesa, questa purtroppo è una chiesa settecentesca ricostruita però sopra l'edificio originario, e qui c'è una lapide apposta anche questa nel 700 che ricorda diversi di questi marchesi qui sepolti. Ma anche qui sono penetrato, ovviamente, nella cripta, nei sotterranei di questa chiesa. Qui però sono andato con due architetti della provincia di Vercelli, siamo andati lì sotto e sappiamo che qui in fondo, ci deve essere qualcosa rimasto della sepoltura del nostro Guglielmo, ma questo sarà occasione di una prossima puntata. Grazie.